Adesso passerei la parola alla dottoressa Falcone, che è Head of Real Estate Value Add Investing di Barings, con una relazione a tema ESG e immobiliare. Prego, lei la parola, dottoressa. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Una piccola digressione su chi è Barings e su cosa facciamo in modo da inquadrare l'intervento che vorrei fare oggi. Barings è un gestore di investimenti globali basato negli Stati Uniti e consociato al gruppo assicurativo MassMutual, con masse in gestione di circa 340 miliardi di dollari, che opera principalmente nei mercati pubblici e privati, nel segmento del fixed income, nel real estate e nei mercati azionari specializzati. In particolare, io mi occupo di real estate e in questa asset class siamo presenti in Europa dal 2016 e sono responsabile degli investimenti value add in Europa. Nel dettaglio, abbiamo due fondi chiusi paneuropei value add che in totale hanno raccolto poco più di 1 miliardo e 100 con un target return 12-14%. Investiamo in Western Europe, nelle principali città europee e in quasi tutte le asset class, quindi abbiamo un ampio panel, diciamo, di opportunità che possiamo portare al nostro attivo. Investiamo attraverso una piattaforma europea che conta 9 uffici in 7 paesi, circa 70 professionisti, con un approccio verticalmente integrato che ci consente di utilizzare il forte networking dei nostri team locali per fare sourcing e asset management direttamente. Investiamo appunto solo dove abbiamo team locali e questo ci consente di capire le dinamiche di domande offerte nei diversi mercati e operiamo essenzialmente attraverso due strategie. La prima è quella del riposizionamento degli immobili oppure quella dello sviluppo di prodotti resilienti, flessibili, cosiddetti di grado A e che abbiano i più alti standard ESG. E questo mi consente ovviamente di introdurre il tema della giornata. Chiederei appunto, come vedete dalla slide 1, quello che oggi possiamo dire è che il protrarsi della crisi energetica ci ha costretti a prendere atto dell'impatto che il mondo del costruito ha avuto e continua ad avere su quello che possiamo definire il tema del secolo, ovvero il cambiamento climatico. Ormai lo sappiamo tutti che il contributo del costruito all'emissione di gas serra che sono responsabili per i grandi cambiamenti climatici globali è pari a circa il 40% delle emissioni complessive, ma questo numero sale ancora di più se andiamo a guardare che cosa succede nelle città. E quindi questa presa di coscienza ha spinto regolatori da una parte, ma gli stessi utenti che occupano gli immobili, pensiamo alle società internazionali che occupano gli uffici piuttosto che agli operatori di logistico, di e-commerce, che hanno target stringenti sulla sostenibilità, a fare pressione affinché il prodotto del real estate si modifichi e metta al centro le esigenze di chi lo occupa e in qualche modo si occupi anche dell'ambiente in cui viene inserito. Per scendere nel merito, oggi abbiamo da una parte città come Copenaghen, Amsterdam, che tradizionalmente sono note per il loro impegno sulla sostenibilità, che hanno dei target molto stringenti rispetto a questi temi, ma abbiamo anche metropoli come Parigi e Londra che hanno cominciato a darsi degli obiettivi, molto stringenti dal punto di vista dell'efficientamento energetico. Pensiamo che a Londra nel 2025 tutti gli immobili commerciali e residenziali che verranno prodotti, per essere affittati, dovranno avere un Energy Performance Certificate almeno di grado C. E questo livello aumenterà al grado B nel 2030. Se guardiamo la slide 2, ci rendiamo conto dell'enorme impatto che questo ha sul mercato immobiliare. Perché vediamo che se entro il 2025 a Londra dobbiamo avere immobili che rispondano a classe energetica di tipo C, vediamo che e nel 2025 nel real estate è un tempo molto breve, no? Perché ovviamente è un'asset class che è dominata dal fatto che ci vuole tempo per realizzare gli immobili, quasi il 50% degli immobili ad uso uffici all'Inghilterra non sarà più affittabile. E questa percentuale sale al 74% per quanto riguarda i target fissati al 2020. Se guardiamo queste percentuali in Italia, vediamo che il 14% degli edifici, solo il 14% degli edifici, sono di classe A. E quindi capite che l'impatto sul real estate è deflagrante.
Ma diciamo, aggiungiamo un altro elemento, non solo le norme sono sempre più numerose e complesse, ma dicevamo che sono gli utenti stessi che ci chiedono di occupare edifici che siano quantomeno neutrali dal punto di vista delle emissioni di CO2, perché se io sono una società che si sta impegnando per avere dei target di emissione di CO2 di un certo livello, devo ovviamente far sì che anche il patrimonio immobiliare che, o gli immobili che occupano contribuiscano a farmi raggiungere questo risultato. E quindi anche questo ha un impatto molto importante sugli edifici, quindi non parliamo solo di certificazione energetica, non parliamo solo di efficienza energetica, ma addirittura parliamo di neutralità carbonica. E se andiamo sulla slide 3 vediamo che il tema dello stock obsoleto vale per tutte le asset class, quindi sia logistica che residenziale. E quindi è evidente che ci troviamo davanti a una reale rivoluzione del mondo immobiliare, che è una rivoluzione irreversibile, magari subisce rallentamenti dovuti alla contingenza del momento, ma è una traiettoria dal punto di vista nostro che è tracciato e rappresenta un'opportunità generazionale per chi opera nel segmento value add real estate. In questo tema noi siamo molto presenti perché abbiamo iniziato da subito, da quando abbiamo iniziato a fare investimenti. Il primo investimento l'abbiamo fatto in combinazione a Milano, in via Pola, è stato un investimento a uso uffici e lì abbiamo ovviamente raggiunto il certificato LEED Gold. Questo ci ha consentito di essere affittati più rapidamente, di ottenere dei risultati di investimento molto importanti. E oggi sappiamo che l'80% degli affitti su Milano avviene solo con immobili certificati. Ma poi non ci siamo limitati a questo, siamo andati oltre e abbiamo addirittura proseguito sulla rotta negli anni realizzando degli immobili net zero carbon. Il primo è stato consegnato in Bicocca e questo ovviamente pensiamo che sia un fattore molto importante, è un tema abbastanza tecnico, ma diciamo che abbiamo adottato delle tecnologie che ci hanno consentito di abbattere le emissioni di CO2. Il trend continua, ipotizziamo che soprattutto nel settore della logistica vedremo addirittura immobili che produrranno crediti di CO2 per via del fatto di poter installare molti pannelli fotovoltaici e delle batterie di accumulo, e questo naturalmente va anche a supporto delle comunità energetiche che stanno prendendo piede anche in Italia grazie al PNRR. Aggiungo un ultimo elemento, slide 4, come gestori noi dobbiamo impegnarci ad assicurare la resilienza degli investimenti, e a questo proposito il survey che vi mostriamo mostra che già il 25% degli investitori non intendono più comprare asset che non siano ESG compliant. Questo capite che, in altre parole, noi possiamo, e qui concludo, sicuramente possiamo ormai quantificare con precisione i costi della trasformazione ESG nell'immobiliare. Quello che non possiamo fare è valutare il rischio del non fare nulla. Grazie, grazie dottoressa Falcone.